Benvenuti, siamo con il dottor Matteo Corradini, ebraista e scrittore, premio Anderson 2018. Dal 2003 svolge ricerche sul ghetto di Terezin, recuperando storie e di vissuto. Tra l'altro è fondatore di un istituto a Praga proprio per la ricerca della memoria. È autore del libro Tu sei memoria. Benvenuto, dottore. Buongiorno, grazie, grazie a tutti. Dottor Corradini, la Shoah ha rappresentato la parte finale di un percorso che prevedeva lo sterminio del popolo ebraico, la soluzione finale. Lei parla di allargare lo sguardo per comprendere meglio questo tragitto fatto di odio, propaganda, violenza e politica razzista. Ci aiuta a capire meglio? Sì, l'immaginario della Shoah ai nostri occhi è l'immaginario che ci hanno trasmesso tanti libri e anche tanto cinema. È l'immaginario fatto di campi di sterminio, filo spinato, muri di cemento, camere a gas, forni crematori. È un immaginario cupo, nero, fatto esclusivamente di angoscia e di grande violenza. E l'immaginario della Shoah è questo, ci dobbiamo fare i conti. Ci dobbiamo fare i conti soprattutto quando abbiamo a che fare con ragazzi più piccoli con i quali vogliamo proporre, ai quali vogliamo proporre un percorso sulla memoria con i quali vogliamo fare memoria. Il problema è, si pone per tutti coloro che vogliono fare memoria con bambini di una certa età, penso ai bambini della primaria o ai ragazzini della primaria, ma si trovano di fronte a questo scoglio apparentemente insormontabile. È rappresentato da una domanda: come racconto questo genere di passato, che è un passato violento e angosciante, a ragazzini piccoli, ragazzini di 9-10 anni? Ecco, allargare lo sguardo ci libera e soprattutto aiuta tutti noi, anche noi adulti, non solo i ragazzini, ad inquadrare la Shoah nell'ottica giusta. La Shoah non è stato soltanto campo di sterminio. Il campo di sterminio è il termine violento e doloroso di un percorso che è stato compiuto dai nazisti, dai fascisti in Italia, e se noi conosciamo questo percorso, comprendiamo meglio le camere a gas, ossia le inquadriamo all'interno di un percorso di violenza, comprendiamo meglio l'antisemitismo e soprattutto una buona parte di questo percorso riusciamo a percorrerla anche con ragazzini più piccoli. Penso per esempio alle questioni della discriminazione, alle questioni del razzismo, alle questioni dei ghetti, sono tutte questioni che noi riusciamo ad affrontare anche con ragazzi più piccoli, con i quali non affronteremmo la questione dei campi di sterminio. Ecco, lei appunto parla che il suo libro è un percorso di didattica della memoria rivolto alla scuola primaria. E appunto le chiedo perché questa scelta di rivolgersi verso questi ragazzi, quindi di avere un percorso precoce? Perché c'è la necessità da parte di tanti insegnanti che con grande desiderio e anche grande passione provano ogni anno a interpretare questa parola, la parola memoria. Ognuno di questi insegnanti lo fa con grande dedizione, ma spesso mancano gli strumenti per provare a fare memoria con alcune linee guida didattiche, alcune linee sensate, alcune linee di approfondimento. Ecco, questo libro prova a collocarsi lì, si colloca là dove c'è questo desiderio, desiderio di non far passare il giorno della memoria, ma in particolare questo tema, cioè il tema della memoria, non farlo passare lasciandoci indenni, ecco, non farlo passare senza che lasci segni in noi e nei nostri ragazzi. L'idea è proprio questa, l'idea è di costruire un manuale che sia in parte un saggio sulla didattica della memoria, ma che proponga anche 20 attività pratiche. Ci sono 20 attività che si possono realizzare all'interno della scuola primaria. Alcune di queste adattate possono funzionare anche alla scuola secondaria di primo grado, ma quello magari sarà il tema di un secondo volume. Ecco, lei ci dice appunto di dare strumenti agli insegnanti per riuscire a trattare nel miglior modo possibile questo tema. Ci dice a questo punto com'è un po' strutturato questo percorso che lei propone?
È strutturato in cinque fasi. La prima fase, che per certi versi io considero molto importante e sicuramente necessaria, è sulla cultura ebraica. La cultura ebraica è poco conosciuta in Italia. E abbiamo davvero delle lacune molto grandi per quello che riguarda l'identità ebraica, la cultura ebraica, la presenza degli ebrei in Italia. Non conoscere gli ebrei in Italia credo sia piuttosto grave, perché significa non conoscere una parte importante dell'Italia. È piuttosto grave anche non conoscere la storia dei Maori, per capirci, ma i Maori non fanno parte della storia d'Italia, mentre gli ebrei sono italiani, fanno parte fanno una parte importante dell'Italia, sono i nostri vicini di casa. E non conoscerli credo sia davvero una mancanza. Ecco, non conoscerli quando si vuole fare un percorso della memoria è una doppia mancanza, perché degli ebrei noi all'interno di un percorso sulla Shoah spesso conosciamo soltanto la fine, e una fine non decisa da loro, una fine che non c'entra con il loro destino, una fine decisa da altri uomini. Ecco, allora conoscere gli ebrei significa intraprendere un piccolo percorso sulla cultura, sulle tradizioni, su alcuni aspetti della vita degli ebrei in Italia. E questo è il primo passaggio. Dal secondo al quinto passaggio sono tutti dedicati cronologicamente a ciò che avvenne nella Shoah. Il primo passaggio è dedicato all'antisemitismo e ai pregiudizi, il secondo passaggio, scusa, antisemitismo e pregiudizi, il terzo, le prime deportazioni di ebrei, l'età dei ghetti, ma anche i primi tentativi di salvezza degli ebrei, quindi i giusti tra le nazioni, i Kindertransport. Il quarto passaggio è dedicato espressamente allo sterminio, ossia i campi di sterminio veri e propri. Il quinto passaggio è dedicato al dopo, come raccontiamo la Shoah, come incontriamo un testimone, come raccontiamo ciò che è avvenuto, come prepariamo il giorno della memoria. Voglio segnalare che di tutti questi passaggi ci sono attività nel libro, trovate proposte, attività ben strutturate e spiegate, tranne che nel passaggio 4. Nel passaggio 4 io non propongo attività, perché io credo sia un passaggio, quello dello sterminio, da affrontare dopo, da affrontare alla scuola secondaria di primo grado. Alla primaria, quello è un passaggio al di fuori della sensibilità dei ragazzi, al di fuori della loro mentalità e della loro crescita media. E quindi è un passaggio che io ritengo esclusivamente scioccante, e lo shock non è educativo nella maggior parte dei casi. A volte sì, ma non in questo caso. E quindi evitiamo. Ecco, un passaggio che dalle tue parole mi viene in mente, appunto, ecco, questa soluzione finale che è stato un atto pensato e voluto, che viene dopo tanta riflessione, pensiamo ai Gaswagen, oppure la soluzione quella che prima era la deportazione di Madagascar di tutti gli ebrei e poi si è arrivata a ipotizzare questi cambi di concedimento e tu dici è un discorso che va affrontato con i ragazzini un po' più grandi. Però c'è un aspetto, quello delle leggi razziali, che può essere identificato anche in Italia come il punto di partenza per ragionare su questo ambito. Quindi anche la segregazione, il dividere già da piccolini i ragazzi all'interno della scuola. C'è un passaggio su questo aspetto? Sì, si lavora sia nella seconda tappa che nella terza tappa su queste tematiche, la tematica del pregiudizio, della discriminazione, e c'è un'attività espressamente sulle leggi razziali. Le leggi razziali in Italia sono state tristemente importanti. Fare memoria della Shoah non significa trovare dei colpevoli altrove, come a volte capita, in Italia siamo piuttosto bravi in questo, ma è interrogarci anche sulla nostra responsabilità, nostra come italiani, naturalmente non nostra, mia e sua, però nostra come italiani. Nessuno di noi era nato quando sono state redatte le leggi razziali, per cui non ci prendiamo colpe, ma ci possiamo prendere responsabilità sul percorso
passato, quello sì, e di sicuro una responsabilità è quella di ricordare che il regime fascista non ha partecipato passivamente alla deportazione degli ebrei, ma è stato un attore principale nello sterminio degli ebrei. Ecco, questo processo di costruire memoria, diciamo, abbiamo detto anche del pregiudizio, cozza un po', ecco, con quello, alcuni fatti di cronaca che si sono verificati di recente. L'antisemitismo è un retaggio che persiste soprattutto in determinati ambiti, come nel caso recente di cori razzisti intonati da una tifoseria della scuola di calcio di Serie A. Dice, perché allora, nonostante tutto quello che è successo e quello che si cerca di fare, continua a persistere questa mentalità? Questa questa sua domanda, che è molto interessante ed è molto profonda, è stata approfondita da Valentina Pisanti in un saggio che si chiama I guardiani della memoria, si intitola I guardiani della memoria, nel quale Pisanti si pone esattamente questa questione. Noi che ci impegniamo così tanto, tutto questo sforzo che è stato fatto negli ultimi 20-25 anni intorno al giorno della memoria, intorno a queste tematiche, ha prodotto qualcosa? Ossia, ha limitato l'antisemitismo e ha creato, tra virgolette, una generazione di persone più consapevoli che l'antisemitismo è male? Il dubbio è questo, perché i casi di antisemitismo segnalati in Europa sono in aumento, non sono in aumento strepitoso, ossia non è una curva di aumento troppo vertiginosa, ma sono in aumento, ossia non diminuiscono. E questo è preoccupante. È preoccupante anche in nome di tutto quello che è stato fatto. Dunque, si potrebbe dire, se non avessimo fatto nulla, questi casi sarebbero in aumento strepitoso. Il dubbio che viene è: non sarà che la sovraesposizione dei temi della memoria generi in realtà repulsione, fastidio? Ecco, non potremo mai avere la controprova, cioè dovremmo, per ipotesi, sperimentare 20 anni senza parlare mai di Shoah e vedere che cosa succede. Ecco, non potremmo farlo, questa controprova. Dal mio punto di vista, ciò che è stato fatto finora, pur nel manierismo di tante manifestazioni e pur anche nel pressapochismo di certe forme di memoria, credo abbia contribuito a creare una consapevolezza diffusa. In questa consapevolezza diffusa, naturalmente, c'è spazio davvero per tutto, anche per le problematiche di questa consapevolezza diffusa. Io vedo positivamente lo sforzo che è stato fatto negli ultimi 20 anni. Di sicuro, i casi di antisemitismo ci pongono grandi problemi, grandi questioni, e soprattutto ci chiedono di agire continuamente in un modo diverso. Dal punto di vista educativo, noi possiamo lavorare da quel punto di vista, e ci si può lavorare anche dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista della sicurezza pubblica. Questi sono altri punti di vista sui quali io non opero. Io opero lì, nella divulgazione, nella consapevolezza, nella responsabilità. È uno sforzo, ci proviamo anche con i tanti insegnanti. Grazie dottor Corradini per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima.